Una delle più brutte Virtus Lanciano stagionali cade inesorabilmente a Bari. Il 2-0 è un verdetto giusto per una squadra che, come il tecnico D'Aversa ha spiegato nel dopogara, non è praticamente scesa in campo. E così lo stadio San Nicola resta un tabù per i frentani che, se nei due precedenti avevano di che recriminare, questa volta non possono che prendersela con se stessi. C'è una sola novità nella Virtus rispetto a quella che ha steso il Brescia: Amenta al posto di Ferrario. Tanti cambi per Nicola, difesa a 4 con Rinaudo e Contini centrali, tridente offensivo con Ebagua, Galano e Kingsley Boateng. Proprio quest'ultimo è una spina nel fianco della retroguardia rossonera, tanto che dopo un tentativo iniziale di gatto, proprio un'accelerazione dell'attaccante ganese ex Milan produce il primo strappo ad una partita fin lì con zero emozioni, ma dove è evidente la maggior motivazione e voglia di vincere dei galletti. Il pallone di Boateng è gestito bene da Cristian Galano, che si gira e con un sinistro preciso prende in controtempo Aridità, che non ci arriva. Terzo gol stagionale per l'attaccante barese. La Virtus è sempre sottotono, il Bari invece coglie l'attimo e dopo 5 minuti raddoppia. Azione insistita sugli sviluppi di un corner, traversone di Bellomo che Mammarella respinge dalle parti di Donati. Controllo e sinistro chirurgico che bacia il palo e si insacca dopo essere passata tra una selva di gambe. Virtus KO in 37 minuti, anche grazie al secondo gol stagionale dell'esperto centrocampista. La ripresa non muta il cliché, la Virtus non c'è, il Bari prova a infierire col solito Boateng, Donati in posizione di centravanti liscia, poi Bellomo calcia fuori. D'Aversa non può che far ricorso alla panchina dopo il quarto d'ora, fuori Vastola e Monachello, dentro Grossi e Cerri. Proprio il ritorno del centravanti di proprietà del Parma è l'unica nota lieta della serata, perché la partita è sempre in mano al Bari, che si rende pericoloso con i tentativi di Ebagua prima e lo scatenato Boateng dopo. Aridità attento, il ganese stremato chiama il cambio, finale condito da una espulsione per parte, sempre per doppio giallo. Prima tocca a Paolo Grossi, che rischia anche di procurare un rigore all'85esimo. A inizio recupero cartellino rosso anche per Schiattarella. Sempre nel recupero l'ex Guarna può sporcarsi i guanti alzando il siluro di Turchi, entrato al posto di Di Cecco. Per il Lanciano, ora finito al limite della zona playoff, è e resta una serataccia da cancellare al più presto sabato prossimo, quando al Biondi arriverà il Cittadella.